O erbe potenti, ora a tutte voi rivolgo la mia preghiera. Imploro la vostra autorità, voi che la madre terra ha generato e offerto in dono all'umanità. In voi ha unito i rimedi e i poteri curativi, affinché siate sempre utilissimo aiuto per l'intero genere umano. Di ciò vi supplico e prego, venite, avvicinatevi più rapidamente con le vostre virtù, poiché lei che vi ha creato mi ha concesso di raccogliervi. È inoltre propizio colui al quale l'arte medica è stata affidata, e nella misura in cui la vostra virtù ne ha il potere, assicurate il rimedio che giovi alla salute. Vi prego che mi facciate grazia per la vostra forza, affinché in ogni situazione, qualunque atto avrò compiuto nel vostro nome, a chiunque vi avrò somministrato, garantiate successo e rapido effetto, che sempre mi sia lecito, col favore della vostra autorità, raccogliervi. Vi farò offerta dei frutti della terra e vi renderò grazie nel nome della madre che stabilì che foste generate. Grazie. Vi ringrazio per essere intervenuti, per essere qui con noi in quella che speriamo possa essere una passeggiata lungo i sentieri del mito. L'autrice Erika Maderna è laureata in lettere classiche ad indirizzo archeologico. Il suo interesse e la sua passione professionale l'hanno portata a scrivere diversi articoli e diversi saggi che riguardano proprio l'età classica. Erika, da dove nasce la tua passione per il mito? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie anche da parte mia per essere qui con noi. La domanda non è facile, in realtà. Da dove nasce l'interesse per il mito? Forse nasce proprio dell'origine del mio percorso. Io, come dicevi, nasco come archeologa. E l'archeologia è un lavoro di scavo, effettivamente. Allo stesso tempo immergersi nella ricostruzione del mito, nella scoperta delle mitologie antiche, è un lavoro di scavo in un certo senso, è uno scavo di altro tipo. Il lavoro dell'archeologo prevede uno scavo di tipo materiale. La mitologia invece ci richiede di scavare le pagine immateriali della storia, però è un lavoro molto simile. E ci permette quindi di sfogliare queste pagine immateriali fino ad arrivare all'origine delle cose, all'origine più pura. Quindi forse viene proprio da lì. Inoltre credo che il mito sia qualcosa che ci riguarda profondamente tutti. Non è un qualcosa di polveroso, di statico, che appartiene soltanto al passato. Al contrario, è molto vivo e lo ritroviamo anche ai giorni nostri, attraversato i secoli, senza mai cambiare nel sottofondo delle sue simbologie. Dobbiamo pensare a ciò che rappresentava per l'uomo antico il mito. Il mito era una sorta di manuale per comprendere il mondo, era il manuale per comprendere il mondo, e all'interno delle storie mitologiche noi troviamo la filosofia proprio viva e pulsante dell'uomo antico. Noi abbiamo uno sguardo diverso oggi, il nostro sguardo è più disincantato, è meno immaginifico, diciamo, perché è intervenuto il logos nel frattempo, la parte razionale che ha preso il predominio assolutamente. Quindi abbiamo perso quella capacità di guardare la natura e di vedere, di scoprire il simbolo che c'è dietro. Erika, una cosa che mi ha colpito, penso che sia giusto puntualizzarla per concludere la nostra chiacchierata. Per me è stato impossibile, come avete visto, frenare la mia fantasia e non fare qualche riferimento a quelli che sono delle immagini mitologiche che tornano nella realtà dei film, soprattutto del genere fantasy, ma anche nella realtà dei videogiochi, perché i nostri ragazzi spesso si ritrovano a giocare con dei miti e non lo sanno. Una delle saghe più famose è Assassin's Creed e Altair, il personaggio principale, quindi con il quale combattono i nostri ragazzi, ha delle lame che sono bagnate nel veleno dell'aconito,
che è anche un altro dei miti bellissimi legati ad Ercole. Come fa il mito ad essere così attuale, così moderno, così vicino alla nostra realtà e al tempo stesso alla favola, anche in una realtà così tecnologica, votata al logos come la nostra, come quella attuale? Come fa questo mito a essere così attuale? Forse perché nei secoli, nei millenni non siamo così cambiati. No, gli archetipi rivivono in noi, sono sempre presenti e si ripropongono. Qualche volta mi è capitato di andare a parlare del mito nelle scuole, ora mi viene questo esempio. Mi piace molto parlare con i ragazzi un po' più grandi, che magari hanno già letto qualcosa di mitologia o i poemi numerici, eccetera. Però quest'anno mi hanno chiesto di andare in una scuola elementare e parlare del mito, fare un progetto per dei bambini di 8 anni, di terza. Ho portato un progetto sul simbolo del mito che trasmigra nei simboli della fiaba. Ora, è molto interessante perché quasi tutte le fiabe che noi abbiamo conosciuto da bambini e che oggi anche i nostri figli, i ragazzi conoscono, le fiabe proprio della tradizione popolare, ripropongono gli stessi archetipi, gli stessi simboli del mito. Un esempio, abbiamo parlato del mito di Core, di Persefone, questo mito che si apre su la fanciulla che raccoglie dei fiori. Vi ricorda qualcosa? Ha a che fare con il rosso. Ha a che fare con il rosso, come molte delle storie al femminile, molti dei miti al femminile, delle fiabe al femminile. La storia di Cappuccetto Rosso è di fatto la storia di Core mascherata da altri simboli che però sono sempre nascosti. Possiamo tirare fuori come dal cappello del mago questi simboli, sono sempre quelli. La fanciulla che raccoglie dei fiori ripropone un po' l'atto della deflorazione, diciamo, del passaggio dall'età dell'infanzia a quella dell'adolescenza, dell'età fertile. C'è sempre di mezzo il rosso, che nel mito di Persefone è rappresentato dalla melagrana, di cui non abbiamo parlato, è uno degli aspetti di questo mito, nella fiaba di Perrault, la mantellina. E poi c'è di mezzo un periodo passato in un luogo oscuro, il regno di Ade per Persefone, la pancia del lupo per Cappuccetto Rosso. E sono uno dei tanti esempi che ci spiega come il mito appunto trasmigra, si ripropone, si trasforma e vive sempre in mezzo a noi. Oggi è il videogioco oppure il fantasy o il film, però di fatto non moltissimo è cambiato in questo. Ed è bello così, perché è giusto lasciare anche qualcosa all'immaginazione. Ringrazio Erika per la piacevolissima chiacchierata, che spero abbiate gradito anche voi quanto l'ho fatto io. Grazie soprattutto a Salerno, che ci ha assicurato la presenza in questa sede storica bellissima. E soprattutto vogliamo ringraziare anche Abuta, perché ci ha permesso di essere qui insieme questa sera e soprattutto perché riesce a curare i suoi capolavori dalla copertina alle immagini, prende per mano i suoi autori e li porta a incontrare i possibili lettori, facendo uscire le parole dal libro attraverso la loro voce. Qui con noi un altro personaggio fondamentale delle presentazioni degli ultimi due giorni del libro A Napoli e a Salerno di Erika Maderna. Abbiamo con noi Chiara Mazza, attrice, ma soprattutto lettrice, che ci ha inoltrato nel mito grazie alla sua voce e alla lettura di pezzi particolari. Quali dei pezzi che abbiamo letto ti ha colpito di più? Clizia e Leucotoe. Io amo queste storie che, come dire, attraversano da una parte la crudeltà, perché è molto crudele, è una storia terribilmente crudele, e quindi ovviamente le storie drammatiche, per me che sono un'attrice, che sono partita poi a mia volta dalla tragedia greca, ovviamente per me, come dire, rimangono sempre il faro, ecco il mio punto di riferimento. Poi perché c'è grande romanticismo, grande bellezza, grande poesia anche nel personaggio, in modo particolare di Clizia, direi. Benissimo, ti ringraziamo per aver accompagnato con la tua voce splendida, affascinante, sensuale la nostra passeggiata nel mito. Siamo qui con Erika Maderna, autrice di questo bellissimo ultimo libro, Le mani degli dèi, che segue un altro libro che ci ha portato sul territorio, nel territorio del mito, che è Medichesse.
Erika, come mai il mito è così presente nella tua letteratura, nella tua vita? Il mio percorso di formazione parte dall'archeologia, forse da questo. Approfondire i temi del mito significa in qualche modo immergersi in un passato lontanissimo e sfogliare in qualche modo le pagine immateriali della storia. E questo è un lavoro non dissimile da quello dell'archeologo. L'archeologo va a scavare qualcosa di materiale, invece il mito ci riporta a ciò che c'è di immateriale nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nelle nostre radici. E soprattutto è qualcosa che appartiene a tutti noi, non è un qualcosa di polveroso, di sepolto, è anzi molto vivo e ci appartiene. È un lavoro anche terapeutico, forse, quello di approfondimento e di scavo nelle mitologie. Nel tuo libro tante donne, tante dee e anche qualche divinità al maschile. Come mai, Erika, queste donne hanno questo ruolo preponderante sulla natura? Il libro approfondisce i temi delle mitologie vegetali e tutto ciò che apparteneva alla rigenerazione, alla vita, alla natura, in origine apparteneva al femminile, alla dimensione del femminile. E quindi ecco perché la presenza delle divinità femminili è preponderante. Abbiamo concluso dicendo che il mito è attualissimo anche oggi. Lo ritroviamo nella realtà cinematografica, ma anche nei videogiochi dei nostri ragazzi. Come mai secondo te il mito anche in quello che è la realtà del logos, quindi in una realtà tecnologica come la nostra, è così presente nella quotidianità? Noi abbiamo decisamente uno sguardo diverso da quello che avevano gli antichi. Per gli antichi il mito era il manuale che consentiva di interpretare il mondo. Noi abbiamo perso questa capacità di visione, questo immaginario, perché ci domina appunto il logos, è la storia della ragione, ha in parte cancellato la capacità di vedere che avevano gli antichi. E però quegli archetipi sono ancora molto ben presenti in noi e quindi ritornano nel folklore, ritornano nelle nuove letterature, ritornano nelle nuove passioni per il genere fantasy e si ripropongono continuamente fino anche alla, come dicevi tu, al videogioco, che è la forma forse più contemporanea di cultura. Ma rimanendo su una forma classica di mito, vi invitiamo quindi a leggere quelle pagine bellissime e affascinanti di Erika Maderna e di inoltrarvi insieme a noi nel percorso del mito. Alla prossima!